42, morte lenta. Beh, ad ogni modo ha tutto il tempo per pensarci, non c'è fretta, dissi. La mia cliente rise apertamente. Direi che non avere fretta dovrebbe essere la norma fondamentale di chi ha raggiunto una certa evoluzione, aggiunse. Sorrisi. Allora sono molti quelli che non hanno raggiunto una certa evoluzione. Mentre sorbivamo il caffè, scoprì che la mia giovane cliente aveva una vita sociale molto limitata. La qualcosa mi parve un peccato. «Le piacerebbe venire al mare con me la prossima settimana?» le proposi. «Le servirebbe a qualche cosa?» domandò lei delicatamente. «Oh certo, io bevo quello che lei mi dice». Nelle settimane che seguirono, mentre si svolgevano le pratiche per l'omologazione del testamento che vedeva beneficiaria la mia cliente, uscì spesso con lei. Andammo al mare e al ritorno a casa sua nel quartiere Casilino, lei preparava il tè. Tra i concetti che più spesso ricorrevano nei nostri discorsi c'erano l'evoluzione, il concetto di razza come umanità, indispensabile da tenere presente sia per ciò che riguarda il percorso evolutivo del singolo individuo, sia per ciò che riguarda il percorso evolutivo dell'essere umano. «Ma in che ottica lei usa il termine umanità?» le chiesi. «Per umanità i maestri intendono uno scaglione di anime che, giunto alle soglie dell'incarnazione umana, inizia a incarnarsi su un pianeta sotto forma di essere umano, al fine di raggiungere il completo sviluppo della coscienza», rispose lei. Aggiunse: «Queste anime o individualità sono accomunate da esigenze evolutive simili e si incarnano sul pianeta per circa 50.000 anni, che è il periodo approssimativo del nostro tempo, durante il quale una umanità compie il suo tragitto all'interno della vita umana, sottostando alla legge di reincarnazione, cioè alla necessità di vivere più di una vita nel corso di quell'arco di tempo. Tempo che vige solo nella condizione umana, perché nella realtà definitiva esiste solo l'eterno presente. Le pratiche per l'eredità si conclusero alla fine di gennaio e io potei mandare alla mia cliente il primo assegno del notevole patrimonio che aveva ereditato da uno zio emigrato in America molti anni prima. Lei non lasciò subito l'impiego perché molto giudiziosamente voleva accumulare una piccola somma con il suo stipendio mensile prima di cominciare a vivere di rendita. Inoltre, non aveva ancora deciso quel che voleva fare. Le cose stavano a questo punto quella domenica di marzo per la quale avevo progettato una breve gita a Torvaianica. Invece si mise a piovere. Continua.